stare insieme. Ed è questa una cosa meravigliosa che non va dimenticata, perché poi comunque tutti pensano liscio, ma non è soltanto un ballo, è un qualcosa di diverso. Poi ci sono un sacco di ragazzi, no? dove alla fine ti vesti niente delle Cenerentole, meraviglioso. Molto si brilla di luce propria, diciamo. Esatto, prende veramente generazioni e generazioni, quindi tutti quanti qui. È un liscio, il liscio è anche un abbraccio, lo si vede anche nella gestualità del ballo, quindi è un vero abbraccio che non è magari come il tango che è più passionale, ma è proprio racchiude tutti i sentimenti, i valori. Nel tango c'è anche un litigio, c'è una sorta di rabbia, invece il liscio è un abbraccio, come hai detto tu. C'è anche famiglia, c'è veramente tutto, quindi sono tutti i valori che ha detto Pedro. Il senso di vivo. Se poi rappresenta al meglio la nostra terra, il nostro liscio è un po' come il reggae in Giamaica o il samba in Brasile, quindi un senso d'appartenenza. Secondo me, voi state aprendo una tenda per riaprire un po' questo ma non è vero che si è perso, c'è un ritorno, proprio perché c'è un bisogno di ritrovare l'amico, il gruppo con cui stare insieme per poter colmare quelle che sono le tue mancanze nella vita, poi alla fine lo ritrovi attraverso i gruppi. Io parlavo, poi alla fine ho avuto modo anche di parlare con i ragazzi giovanissimi, ma anche amiche mie che non sapevo, e poi dice: ma tu l'hai fatto, ma lo sai che io sto seguendo tutto, ma a parte manco solo io, manco solo io, hanno provato pure a farmi cantare, poi hanno subito, non c'era lui logicamente, altrimenti mi sarei pure rifiutata. Poi si vede anche un po' il passato generazionale del film, perché ci sono anche, oltre a questi grandi attori, sono anche dei giovanissimi attori della zona, e secondo me hanno dato un tocco anche nuovo, e loro nel film fanno trapelare questo rapporto anche con il liscio, un po' conflittuale, perché sono giovani, quindi il liscio, tra virgolette, è una cosa per i più grandi, invece alla fine del film si scopre che non è così, quindi bravo. È bello anche ecco, questo è anche proprio, questo film parla proprio anche di cambio generazionale, sì. Proprio anche nella